60 anni dai trattati dell'Unione Europea. La carta, le carte costituzionali, come diceva Calamandrei, devono essere alimentate dalla consapevolezza di appartenere a una comunità, da una responsabilità, dall'energia di perseguire un obiettivo. I buoni propositi non sono sufficienti, i convegni sicuramente, anche il Consiglio di oggi non è sufficiente e la sfilata dei capi di Stato non può essere assolutamente sufficiente. Noi dobbiamo costruire con dei comportamenti concreti l'unione dei popoli e l'unione dei popoli. Perché possa essere costruita è necessario che i paesi cedano sovranità. Siamo nelle mani delle nuove generazioni. Così il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus sulla ricorrenza dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, cui l'Assemblea piemontese ha voluto dedicare un consiglio aperto per riflettere sul ruolo dell'Unione Europea in un momento storico particolarmente difficile. Una giornata importante per il Consiglio regionale del Piemonte, ma in particolare per la Consulta europea, per l'Europa che vogliamo, l'Europa dei giovani, dei ragazzi, l'Europa delle opportunità, l'Europa che tiene conto dei bisogni, delle istanze delle famiglie, un'Europa che pensa soltanto non ai conti, ma anche al futuro. E il futuro ovviamente è l'occupazione e il grande obiettivo per i cittadini piemontesi è sentirsi europei. Per il Partito Democratico l'Europa si trova davanti a una sfida e deve scegliere la rotta su molti temi, dall'occupazione alla crescita economica. A 60 anni di distanza dall'istituzione della Comunità Economica Europea, noi vogliamo ricordare questo atto come un atto che ha portato pace per 60 anni, prosperità e crescita in Europa. Oggi bisogna fare un salto in avanti. Il salto in avanti non è richiudersi nei propri confini, non è erigere barriere, ma è creare gli Stati Uniti in Europa, eleggere direttamente il Presidente della Commissione, darsi politiche fiscali comuni e darsi una politica estera soprattutto, un esercito in comune. Solo un'Europa forte e unita può reggere il confronto con Stati Uniti, Russia, Cina, con le grandi potenze mondiali. Per il Movimento 5 Stelle, invece, l'Europa deve riprendere le finalità iniziali e diventare una comunità di stati, di popoli e di cittadini. L'Europa deve diventare la comunità di intenti che era nelle intenzioni iniziali, invece è diventata l'Europa dell'austerity. Noi vogliamo un'Europa che sia l'Europa dei popoli e l'Europa dei cittadini, una comunità solidale e sostenibile, quindi no all'Europa delle due velocità. Per Forza Italia è necessario rivedere i trattati e stabilire un nuovo modello politico, fiscale ed economico, precisando le regole del consenso. Di Unione Europea sostanzialmente morta ha parlato Fratelli d'Italia, mentre il Movimento Nazionale per la Sovranità ha sottolineato che occorre rispettare le ragioni per cui è nata l'Unione 60 anni fa, valori traditi negli ultimi anni. A favore di una fase nuova si è espressa anche la Lega Nord. Abbiamo veramente sottolineato la diversità tra un'Europa intesa così come la intendono i socialisti e un'Europa come viene intesa dai liberali. Non riteniamo assolutamente necessario che gli stati nazionali debbano essere smembrati, anzi crediamo che un'Europa più forte sia un'Europa federale, fatta di stati membri anche all'interno degli stessi stati nazionali. Puntiamo su un'Europa degli individui e sulle capacità degli individui, non delle grandi lobby internazionali che rappresentano oggi l'Europa. Per Sinistra, Ecologia e Libertà occorre una mobilitazione generale contro ogni tipo di muro, mentre il gruppo Chiamparino per il Piemonte ha sottolineato la necessità di rafforzare le istituzioni europee. Scelta Civica ha richiamato la necessità di tutelare il lavoro e la sicurezza alimentare. L'Europa immaginata dai giganti del passato presentava uno scenario di unità e di unione di uomini e di popoli. Oggi purtroppo siamo governati da nani che stanno guardando soltanto gli interessi, il denaro, i soldi, facendo prevalere gli egoismi. È un auspicio che la politica si preoccupi di reclutare e ritrovare giganti che ci possano riportare a vivere il sogno di un'Europa fatta di uomini, di donne, di persone, prima ancora che di finanza, di denaro e di interessi economici.
Agli interventi politici si sono alternati quelli di esperti, professori universitari, associazioni di categoria. L'assessora all'immigrazione Monica Cerutti ha infine sottolineato come il futuro dell'Europa si giochi sul governo dei flussi migratori, mentre il presidente Sergio Chiamparino ha chiuso i lavori ribadendo che la ripresa degli investimenti è un punto cruciale per rilanciare l'Unione Europea.